Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata del podcast Afternoon. Se ne è passato tantissimo tempo, abbiamo finito l'altro. E abbiamo finito l'altro, adesso arriviamo anche a spiegare cosa è successo. Però lasciami finire l'introduzione, per favore. Saluto a casa, ciao. Sì, questa è la prima puntata del podcast Afternoon Edizioni Mondiali. Che se vedrete questo, se state guardando questa puntata o state ascoltando questa puntata, è perché secondo noi questo mondiale è andato bene. Complimenti, grandissimo. Grazie. Non sono grande. Anche tu sei stato grandissimo. So. Noi stiamo registrando questa puntata dopo la prima partita contro l'Angola e... questa è un'idea, dobbiamo dare, come ci siamo presi il merito dell'idea precedente, diamo il merito di quest'idea al partito, la censura, il fake regime. News, il regime, nuovo soprannome, Francesco Daniello. E quindi se non vi dovesse piacere da qui in poi è colpa sua. Totalmente sua. E abbiamo deciso di fare questa... deciso di obbligarci, siamo qua sotto tortura, a fare questo podcast... per raccontarvi anche un po' il dietro le quinte del percorso mondiale, non solo della preparazione. Che è un po' la parte un po' più succosa. È la parte un po' più succosa, sì. E quindi Gigi, io direi che possiamo far partire subito la subito, puntata. Sì, secco, a brucia. La prima puntata non ci sono ospiti e quindi saremo solo io e te. Sarà difficilissimo tenere sulla puntata solo con te, ma ci proverò. E quindi mi raccomando Gigi, lancia bene la puntata anche se abbiamo già giocato la prima partita. Questo è Afternoon, cominciamo. Allora, come abbiamo detto nell'introduzione, oggi è il giorno dopo la prima partita contro l'Angola, vinta 81-67. Te lo ricordi o te lo sei scritto? No, me lo sono scritto, perché ho detto abbiamo vinto di 15 più o meno, allora ho detto, no, visto che vogliamo essere 14. E dimmi cosa ne pensi della partita, secondo te com'è andata, come non è andata? Partita vergognosa, addirittura. Indecenti. Vabbè, sì. Più o meno quello che abbiamo letto e sentito. No, secondo me è stata una partita sicuramente non brillante nostra, però io analizzo sempre la prestazione, mai il risultato. Che peraltro adesso, quando esce questo podcast, tu sei dirigente, quindi analizzala da dirigente. Quindi, ok, se state ascoltando questo podcast vuol dire che io ho finito di giocare. Esattamente, ed è un bel momento per tutti quanti, è un movimento cististico. Sì. No, a parte gli scherzi, pensa a questo, abbiamo ieri la cosa che è balzata agli occhi, che abbiamo sbagliato tantissimi tiri aperti, però i tiri aperti sono buoni tiri. Sono buoni tiri. Se avessimo messo 5 in più, abbiamo fatto 5 su 31, vuol dire che se avessimo fatto 10 su 31, che è una percentuale... 10 su 31? Onesta, sì, onesta 33 onesta, più o meno, sì. Avremmo fatto 15 punti in più. Però giusto? Sai come dice mio babbo? Cosa vuol dire? Che avremmo vinto di 29 punti, facendo 100 punti, e oggi sul giornale sarebbe stato scritto Grande Italia... Sono ancora in gas da settimana. Però arriveremo a questo dopo. No, adesso. No, vedi come sei polemico. Vabbè, quindi sono sempre polemico. Comunque, dei 6 dei ma. No, se mio cugino aveva tre palle era un flipper, però sì. Va bene. E partita molto fisica, molto loro, sì. Molto corpaccioni tranne il playmaker che tirava palla in su e canestro. E, però direi che la partita comunque, prima vittoria mondiale, siamo ai mondiali, abbiamo rotto il ghiaccio. Palazzo incredibile da 55.000. No, una cosa pazzesca e c'erano 22-23.000 persone. Allora, l'impressione all'inizio, ok, non c'era tantissima gente, fai conto che era piena per un quarto. E già c'erano 10.000 persone. Sì. Durante la partita era secondo me un po' più di metà o un po' meno ed era comunque 21.000-22.000 presenti, sì, quindi sì. Non si sono sentiti. Quante volte in carriera hai giocato davanti a 22.000 persone? 22.000, forse l'OH. 20.000, sì. Però non è che capita tutti i giorni. Di... No, infatti è una cosa molto bella. Io una cosa che non ho capito, onestamente, dopo la partita di ieri, che parlavamo del palazzetto, che comunque... La scenografia intorno era stupenda, sì, bellissima. Schermi, un po' mi ricordava, non so se ti ricordi tu, il palazzetto a Lille, agli europei. Sì, era grandissimo anche quello. Era grandissimo, che peraltro era un campo da calcio, insomma, una cosa particolare. Però mi aveva ricordato quel tipo di scenario. Il DJ, ma anche quando facevamo i canestri partiva la musica ogni tanto, un po' troppo stile americano, per i miei gusti. Per i tuoi gusti, però i tuoi gusti sono passati. Per cui non sono avvezzo
agli inglesismi, quindi anche questi stili americani di musica, dopo i canestri, la monettina quando fai il tiro libero. Mi piace. No, però no. Aspetta, la monettina ce l'abbiamo anche a, me non piace, a Milano. Lo so. Quindi la cambiamo adesso da dirigente, la cambi. Prossimo anno, vedrai che non c'è più la monettina. E l'unica cosa è che questo palazzetto viene è stato utilizzato solo per le prime due partite. Sì. Lì e basta, poi non verrà mai più utilizzato. Secondo me per fare il record di spettatori. Dici, che l'abbiamo fatto, per, no, noi, ma Filippine e Repubblica Dominicana. Le Filippine, e quindi era pieno di Filippine, appunto. Sì, giustamente. E dopo la partita c'è il regolamento FIBA che prevede che tutta la squadra passi in mezzo alla mix zone. Si chiama mix zone comunque. Sì, zona mista in Italia. Vabbè, zona mista. E tante domande, però c'è balzato qualcosa un po' all'occhio. Insomma, sempre queste domande un po' così. No, ma è quello che, di cui parlavo prima, ne abbiamo già parlato a microfoni spenti. È questo, che c'è sempre questa cosa, sì ma sono d'accordo, siamo consapevoli che non è stata una partita bellissima, non è una partita facile, anche perché giocare contro le squadre così non è facile, però ripeto, se gli stessi tiri fossero entrati avrebbero cambiato il giudizio sulla partita, ma la cosa è quando non entra un tiro, specialmente tanti che sono usciti da dentro, non entrano per 2 o 3 centimetri, quindi tu giudichi tutta la prestazione di squadra in base a 5 tiri alla fine che sono usciti, entrati e usciti per niente, boh. Non mi piace. A me non è piaciuto personalmente il tono generale, sì. Cioè si parte già un po' negativi. Quindi, ma noi siamo positivi. Noi compensiamo clamorosamente, come dice il nostro allenatore, diciamo un po'. L'importante è siamo positivi, non è parte di scherzi. No, sicuramente. E poi dopo, ieri sera, finita la partita, cosa abbiamo fatto? C'è stato vietato di andare a mangiare fuori. La prima volta, nella gestione Pozzecco, è stato vietato di andare a mangiare fuori. Quindi abbiamo risolto con un gran room service. Sì. Servizio in camera per evitare inglesismi. Esatto. E poi dopo abbiamo giocato un po' a poker, perché lo possiamo dire, lo facciamo. Ed è la prima volta. Primo anno in cui Gigi da Tome si presenta al tavolo delle carte. Ma sai perché sono venuto a giocare? Solo per rompere le scatole a me. In primo. Secondo, ho detto, Carlo, è l'ultimo raduno che la faccio nazionale. Quando mi ricapita, non sto scherzando, di giocare a poker con i ragazzi, non mi ricapita più. Quindi andiamo a rompere le balle a Nicolo. A Nicolo, esatto. Andiamo a vedere tutte perché le volte che va avanti. Bravissimo, perché diciamo qual è la tua strategia quando giochiamo a poker. Io chiedo a Pippo che mi sembra che abbia abbastanza esperienza. Ha una discreta fortuna. Però quando c'ho i dubbi io do le occhiate a Pippo, gli dico, ma cosa dici, cosa non dici? E gli dico, sappi che non mi frega niente di perdere la mano, eccetera. Però sappi che battere Nicolò, specialmente quando cari, non ha prezzo, quindi... Quindi tu vieni e sei la mia criptonite. Però chi è la tua di criptonite? Seve. Severini, se lo so. Ogni volta che vado avanti con Seve, va puntate sicurissime. Infatti quando vedo che punta Seve devo tirarmi fuori e basta. E comunque abbiamo portato a casa entrambi la pelle ieri sera. Sì. Mi sembra che qualcosina abbiamo portato a casa. Io sono sempre sotto perché le prime 3 volte sono andato sotto. Beh, ho capito, non avevi idea. Adesso ieri il primo giorno in... Plus. Hai scoperto alla seconda volta che hai giocato che ci sono solo 2 colori a poker, cioè prima pensavo ce ne fosse. No, ancora devo capire quale, se scala, colore, quale più, quale meno, quale vale di più, quindi peraltro aspetta, ci sono 4 colori, tu pensavi ce ne fossero solo 2, rosso e nero, invece quello ci sono. E niente, poi stamattina, diciamo, mattinata di riposo, di una bellissima chiacchierata con George David. Giorgio Davide. E come mai hai fatto una... Perché veniva a trovare Gabri. Lui è stato assistente general manager ai Pistons quando c'ero io. Quindi abbiamo calcolato di quegli anni, che ormai sono passati 10 anni. Sono già passati dieci anni. È stato bello rivederlo. No, un bel tipo, abbiamo chiacchierato un po', è stato piacevole. Per raccontarti quello che ho fatto stamattina. Io invece stamattina io sto cercando da ieri sera dopo la partita di tagliarmi i capelli un po'. Niente, non ce la faccio. Nel sistema dei parrucchieri. Sai che non è indispensabile andare dal barbiere. Si vede. Se apri un cotton fioc, te lo dico sempre. Ma ora sto mettendo il gelino. Solo perché hai messo questo gel stanco. E comunque, niente, sta di fatto che ieri, dopo la partita, siamo partiti un pelo dopo. Scusate il gioco di parole. E sono arrivato 10 minuti in ritardo all'appuntamento del barbiere. Giusto. Che l'avevano già dato via. Filippine sono precisi. Non è vero che sono precisi. No. Stamattina sono lì che aspetto 5 minuti. Un quarto d'ora lunghi sono andati. No, ho detto, scusate. Sono lo stesso di ieri o un altro? E beh, è sempre lo stesso barbiere. E chi gestisce è sempre lo stesso. Quindi io sono andato via. Secondo me ieri c'era qualcuno che aspettava che finissi tu. E ha detto, questo qui non c'è. Si è seduto. No, ho capito, però mi serve 2 pesi e 2 misure. E quindi sono venuto via un po' indispettito. Che lo sai che io sono preciso su certe cose. Hai messo una croce sulla classe. No, ci vado dopo la partita contro la Repubblica Dominicana. La mattina dopo ci vado, okay. Sì. E poi abbiamo fatto allenamento.
Clima disteso, ma non troppo. Sì, Poz ha detto che non eravamo troppo... No, cioè era un po' scazzati più che tesi. Perché? No, se entra, sai, quando entri in riscaldamento così, non è che sei subito brillante. Entri e ti scaldi un po'. Sì, sì, no, secondo me... Poz ci ha visto un po' così, polentoni, ci ha detto, oh, abbiamo vinto, questo. E Poz oggi ha sfidato a una gara di tiro tre ragazzi e ragazze che ci aiutavano con... I volontari della FIBA. E uno di questi volontari, una ragazza, ha vinto 50 euro di Poz. Penso che abbiamo postato sui social Little Basket, quindi potete andare a vederlo. E cercate il video di qualche settimana fa, perché siamo al 26 agosto. Cioè. 26 agosto, e la cosa incredibile è il, diciamo, il cambio, secondo me, ho fatto questo pensiero, momento Rai Educational, e di quanto ci sia disparità di valore per i 50 euro nostri e per loro, perché loro il cambio è quasi a 60, 1 a 60, quindi per loro sono 3.000 peso, se non sbaglio, filippini, e abbiamo scoperto che questa ragazza, lavorando, insomma, per FIBA, adesso non ho capito, per il lavoro che fa, guadagna 5.000 pesos al mese, quindi di fatto. Quindi questo ti... tu anche 50. Questo, anche tu? No, io ho smesso di giocare, non c'ho più. Non c'è. No, però. Però questo tiro libero di fatto è metà della sua busta paga. Se la metti in prospettiva, è secondo me. Ha esultato molto. È esultato, era contenta tutto l'allenamento. Domani partita contro la Repubblica Dominicana. Secondo me domani è già una sorta di ottavo di finale qua, un mezzo ottavo di finale. Dici? Sì. Hai fatto i tuoi calcoli? Ho fatto i miei calcoli. E non voglio... Li ho letti questi dati, come leggo te al poker, ho letto quelli della Repubblica Dominicana. Vabbè, comunque sono quelli che hanno battuto le Filippine. Sì. Se battiamo, probabilmente faremo primo nel girone, e probabilmente ci portiamo comunque i punti dietro, quindi sono due punti in cascina, quindi... È un mezzo ottavo di finale, quindi è un quarto di finale, perché è un mezzo. No. È una partita importante. È una partita sicuramente importante, come lo sarà anche quella con le Filippine. Hai visto la partita di ieri? Sì, l'ho guardata. Molto, cosa ne pensi? Molto veloce come partita, diciamo, non un'alta selezione di tiro. Sono partite più pericolose. Sì, entrambe le squadre molto incentrate su due giocatori, Clarkson per le Filippine e Carl Anthony Towns per la Repubblica Dominicana. Quindi insomma, massima allerta, come piace scrivere ai giornalisti, agli esperti, per un giocatore, però anche gli altri. Non sottovalutare gli altri. Esattamente, mai sottovalutare gli altri. E quindi niente, quindi fra poco abbiamo cena. Sì. Qual è la tua routine il giorno prima della partita? Hai una routine particolare? Nazionale è un po' sfalsa, però direi cena, a letto non troppo tardi, anche perché domani riposino pre-partita non ci sarà, e quindi farà una bella dormita stanotte, rubarti qualche orino a poker. Perfetto. E ci siamo. Ottimo, e quindi niente, quindi noi ci rivedremo per la seconda puntata dopo, il giorno dopo la partita con la Repubblica Dominicana, ma prima di salutarvi un doveroso ringraziamento al nostro ormai fidato sponsor filippino, ci ha comprato, quindi ringraziamo il tendificio Vedo Non Vedo di Manila. Ricordiamo ai nostri gentili ascoltatori, alle nostre gentili ascoltatrici e ai nostri... Di darti anche un paio di ciabatte che sei scalzo. Ce le ho qua le ciabatte, qua di fianco, sì, mi piace così connettermi con il terreno. e ricordiamo di seguirci, cliccare campanella, più... E condividere. E attenzione, qua siamo serissimi, abbonatevi a contenuti extra, perché ce ne saranno delle belle. E poi volevo ricordarvi che comunque non ne ho parlato, ma ho fatto un fumetto da poco. Ah, sì, hai fatto un fumetto? Non so, non mi ricordo se ne ho parlato gli altri. però prego, se ne hai questo si dubbio. Si chiama Gigante del Campetto, edito da Papello Vapore. C'è un codice sconto che si chiama GG70 per il 10%. Quindi... Comunque, adesso scherzi a parte, se il Battello Vapore avesse veramente fatto il codice sconto GG70, sarebbe stato un colpo di marketing incredibile. Comunque... E niente, quindi ci vediamo alla prossima puntata dopo la partita con la Repubblica Dominicana. Ciao! Ciao a tutti!